Daniela Reo, esponente di Forza Italia in Lombardia, lei si occupa molto di questioni legate alla welfare, visto che dal 1° di dicembre parte a livello nazionale il reddito di inclusione sociale. Secondo lei è una misura che può servire poi ad affrontare problemi di cui lei si occupa spesso? Sicuramente che il governo si occupi delle fasce più deboli, era arrivato veramente il momento che questo governo dismettesse o di occuparsi solamente dell'immigrazione e di sostenere i profughi, finalmente. Però ricordo che in Lombardia questa misura c'è da tempo e questa giunta già sta andando in questa direzione. Abbiamo tantissimi strumenti per aumentare il livello minimo e aiutare le famiglie, come per esempio per i nidi, per pagare la retta dei nidi, oppure i voucher per tenere gli anziani a casa. Quindi, adesso che il governo se ne occupa, bene, può fare molto meglio. A proposito di anziani, è un argomento in cui sta insistendo molto il presidente Berlusconi, ha detto che è proprio un'emergenza e ha proposto anche un ministero della terza età. Effettivamente è un problema serio questo degli anziani. Mi sembra che ogni tanto le pensioni minime ci dimentichiamo che non si vive a Milano con 500 euro, che il livello è molto abbassato di povertà. Se ci aspettiamo che il povero è solamente il senza tetto, non è così. Ci sono molte famiglie che vivono proprio sotto il reddito minimo. Fortunatamente il nostro presidente Silvio Berlusconi ha avuto questa idea. Se vinciamo le elezioni, come sarà, andiamo al governo, ci vuole un ministero solo per gli anziani, perché ci sono dei problemi come per esempio rifarsi i denti, che è brutto da dire, o per comprare le dentiere che costano migliaia e migliaia di euro, e se uno guadagna quella totalità nell'interezza dell'anno con la pensione non ce la fa. C'è anche un altro problema, quello dell'emergenza delle nuove povertà, sono sempre più italiani anche che sono coinvolti in questa piaga. Sì, soprattutto, cioè, non ci rendiamo conto, io lo racconto sempre, ma quando gli affitti sono a 700 euro e gli stipendi sono 800, c'è qualcosa che non va. Siamo costretti a stare in coppia per sopravvivere o vivere con la pensione dei nonni o dei genitori. Non c'è una costruzione di un futuro. Senta, a livello regionale, lei ha detto che è stato fatto molto. Quanto si potrebbe fare ancora di più, secondo lei, se ci fosse anche più autonomia, visto che sono partiti anche i tavoli proprio questa settimana? Beh, sicuramente con l'autonomia Regione Lombardia potrebbe gestire le proprie risorse al meglio, e se ne avesse anche solo un terzo delle tasse che mandiamo a Roma, potremmo comunque sollevare i nostri cittadini da alcune spese che comunque continuano a sostenere, e tutto questo potremmo aumentare il benessere comunque sulla salute, per i ticket, dedicare dei soldi alle famiglie, alle scuole e perché no anche rifare certe strade che a Milano il comune Sala non si preoccupa.